Noi concorriamo avendo consapevolezza delle potenzialità di questa città, dei nostri mezzi, della qualità del dossier che stiamo componendo, della professionalità del coordinatore del dossier, il professor Pierluigi Sacco. E insomma, credo che l'Aquila meriti questo riconoscimento, ma non soltanto per il lavoro che stiamo facendo, per il lavoro che ha fatto in questi anni, che ha fatto anche prima del terremoto, per la qualità della produzione culturale, delle istituzioni locali, sia quelle riconosciute dal Ministero, sia quel mondo diffuso, diciamo, di base che è stato in grado in questi anni, pur tra mille difficoltà, di continuare a garantire un'offerta culturale di assoluta qualità. Il 2 marzo ci sarà la scadenza, consegneremo il dossier, poi ci sarà una selezione delle 10 città che entreranno nella fase dei playoff, chiamiamoli così, e poi a giugno verrà scelta la città insignita del ruolo di capitale italiana della cultura per il 2021. Credo che su Simone Cristicchi si sia fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua. Simone Cristicchi è il direttore artistico del Teatro Stabile d'Abruzzo, che ha sede nella città dell'Aquila. Siccome questa di candidatura a capitale italiana della cultura non è una competizione all'ultimo sangue, ma è un confronto fra le potenzialità delle città e del territorio, credo che sia giusto che una persona che ha avuto un pezzo della sua formazione in una città e un pezzo importante della sua maturazione artistica in un'altra città esprima affetto per entrambi i luoghi.